Aprile 2019. Tre alpinisti esperti si trovano in Canada, sulle montagne rocciose, per scalare una parete, ma qualcosa va storto. Ripercorriamo quei giorni. Una terribile notizia arriva dalle montagne rocciose. Devin Lama, Anshul Hauer e Jessor Roskilly sono stati colpiti da una valanga mentre scalavano una nuova via su Lost Peak, nel Banff National Park. Secondo i forestali del parco, i tre scalatori sono certamente morti, ma l'altro rischio di nuove valanghe preclude il recupero dei loro corpi. Anshul e David erano in Canada da qualche giorno a cercare questa nuova via da salire. Infatti, David aveva scritto sul suo Twitter che erano pronti a scalarla. Verso giovedì sera, Joe Roskilly, il padre di Jeff, che tra l'altro è un famoso alpinista statunitense, stavo aspettando la chiamata di figlio proprio da Lost Peak. La chiamata non è arrivata. Roskelly, preoccupato, ha chiamato un elicottero di soccorso per tracciare l'area. Si sono resi subito che c'erano tracce di numerose valanghe. Ho appena parlato con lo staff del parco, disse poi John Roskilly qualche ora dopo. Pare che Jess, David e Anshul siano morti. Ve lo dico col cuore a pezzi, ma sono stati colpiti da una grossa valanga sul Monte Olse qualche ora di giovedì e ci sono segni della loro morte. Grazie per aver pregato per noi. Ora vediamo la zona dell'Ose Peak, che è una montagna di quasi 3.300 metri, che ad aprile è ancora fortemente coperta dalla neve. Più tardi arriva un nuovo comunicato. Una valanga sulle montagne canadesi rocciose probabilmente ha ucciso l'austriaco Devin Lama e Anshul Hauer, l'americano che era con loro Jess Roskilly, considerato uno dei migliori scalatori al mondo. L'incidente è apparso durante la salita all'Ose Peak. È una brutta, terribile tragedia, ha commentato Reinhold Messner. L'allarme è stato lanciato da John Roskilly, come abbiamo visto, il famoso alpinista e anche vincitore del prestigioso Piolet d'Or nel 2014, perché suo figlio non l'aveva chiamato giovedì, come d'accordo. Durante un volo di elicottero si sono accorti delle numerose valanghe nella zona. Sono stati trovati segni che erano stati probabilmente colpiti da una valanga. Dopo qualche ora arrivò un nuovo comunicato. I corpi dei tre professionisti sono stati trovati domenica, presumibilmente morti dopo essere travolti da una valanga nel Banff National Park. Devin Lama, Jess Roskilly e Anshul Hauer sono stati colpiti da una valanga mercoledì, mentre cercavano di salire la facciata dell'Ose Peak, nello stato dell'Alberta. Secondo i guardiaparchi sono stati osservati segni di valanghe multiple che contenevano equipaggiamenti di scalata. La faccia est dell'Ose Peak è remota e molto difficile da salire, con un misto di rocce e ghiaccio. Questa via richiede conoscenze avanzate di alpinismo ed è adatta solo ad alpinisti esperti. Possiamo qui vedere la zona dove sono stati travolti. La ricerca dei corpi non è stata possibile i primi giorni per il rischio alto di valanghe, ma domenica sono stati poi recuperati.
Parks Canada offre le condoglianze a tutti i familiari, inclusi amici, scrisse in via ufficiale il comunicato stampa del parco. E ora vediamo chi erano i tre alpinisti. David Lama era un alpinista austriaco che nel 2007 vinse l'European Championship come migliore scalatore. Era conosciuto per essere un ottimo talento di alpinista e tra il suo palmarès vi erano il Cerro Torre in Argentina, in Patagonia. Nel 2018 salì da solo l'Hunan Gri sulle montagne dell'Himalaya. Era nato nel 90 e suo padre era una guida alpina del Nepal, quindi uno Sherpa, mentre sua madre era un'austriaca di Innsbruck. David aveva 5 anni quando Peter Abeler, noto scalatore veterano, lo notò a un campo da lui organizzato. Successivamente Abeler contattò i suoi genitori dicendo che il loro figlio aveva un buon talento e da lì iniziò a partecipare a diverse World Cup che lo fecero emergere come alpinista. Ma nel 2011 si ritirò dalle competizioni da scalatore per dedicarsi completamente all'alpinismo, che gli dava molta più libertà e scelta anche delle missioni che voleva fare. Il 16 aprile del 2019 Lama, con Roskilly e Auer, fu quindi colpito da una valanga mentre saliva la via M16 su Love's Peak. Ora passiamo a Jess Roskilly, conosciuto per essere il più giovane americano a raggiungere la cima dell'Everest, che avvenne nel 2003. Roskilly iniziò la sua carriera come guida del Monte Rainier, che si trova vicino Seattle, nello stato di Washington. Passò l'esame da guida alpina all'età di 18 anni, quindi molto giovane. Nel marzo 2003, lui e suo padre si spostarono sul Monte Everest e poté riuscire a raggiungere la cima della montagna più alta al mondo. In quell'occasione, Roskilly, figlio, divenne il più giovane americano a raggiungere la cima dell'Everest all'età di 20 anni. Successivamente Roskilly si mosse verso l'Alaska, dove divideva il suo tempo tra scalate e lavoro. Hans Jörg Auer, un austriaco, era conosciuto per essere uno dei migliori scalatori al mondo. Era un alpinista austriaco, noto per le sue scalate in solitario, in particolare sul De Fische, sulle Dolomiti italiane, dove per lo più si allenava. Viveva infatti nel Tirolo. Nel 2017, cosa curiosa, pubblicò un libro sull'anoressia, un problema che l'aveva afflitto da giovane. Era un grande fan di Reinhold Messner. La sua migliore impresa fu nel 2007 il Free Solo Climb, appunto il De Fisch, sulla Marmolata.
circa 850 metri di parete. Questa scalata è stata spesso comparata a quella del 2017 del Capitan nello Yosemite National Park fatta da Alex Honnold. Diversi giornali di alpinismo descrissero questa impresa come una delle più difficili free solo fatte nella storia. Successivamente si concentrò sulle montagne alte dell'Himalaya e del Karakoram e fece diverse salite.